Ecco i due migliori consigli che posso darti dopo aver speso centinaia di migliaia di euro in corsi sulla produttività. Il primo consiglio è decisivo: evita il multitasking. Vedi, quando affronti la tua giornata con una lista di compiti, come ad esempio registrazione di contenuti, invio di email, gestione dei clienti ed altre task da compiere, è fondamentale non cadere nella trappola di un approccio totalmente disorganizzato. Non dovresti infatti passare in modo casuale da un'attività all'altra, come ad esempio inviare una mail, poi registrare un video, poi successivamente dedicarti ai clienti, poi seguendo ovviamente un ordine casuale. Al contrario, quello che dovresti fare è organizzare la tua giornata in blocchi di tempo dedicati a ciascuna attività specifica. Dedica ad esempio un'ora intera esclusivamente alle email, concentrando tutta la tua attenzione su questo compito. Successivamente dedica magari la prossima ora alla registrazione di contenuti, assicurandoti di produrre materiale di qualità senza interruzione. Dopo riserva un momento per focalizzarti ad erogare magari il servizio ai tuoi clienti e prosegui così, dedicando a ogni compito un tempo ben definito, permettendoti di eseguire ogni attività con la massima efficienza. Ma attenzione, perché il secondo suggerimento si concentra sulla scoperta e sull'utilizzo del tuo picco di prestazione personale, ossia quel momento della giornata in cui la tua energia e la tua concentrazione raggiungono il loro apice, permettendoti di lavorare al meglio. Questo concetto è strettamente legato al tuo ritmo circadiano, un orologio biologico interno che regola i cicli di sonno e veglia in grado di influenzare direttamente la tua produttività e il tuo benessere. E comprendere e rispettare il proprio ritmo circadiano significa identificare quel lasso di tempo in cui ti senti naturalmente più energico e pronto ovviamente ad affrontare le sfide. Per alcune persone questo picco magari si verifica nelle prime ore del mattino, mentre per altre potrebbe addirittura manifestarsi nel pomeriggio o addirittura in serata. Ecco, se scopri che il tuo momento migliore non coincide con il mattino come per molti, non c'è motivo di preoccuparsi, l'importante è ascoltare il proprio corpo e organizzare di conseguenza quella che è l'attività. Per coloro invece che trovano nel mattino il momento d'oro, un approccio efficace consiste nel bloccare un intervallo orario specifico, ad esempio dalle 8 alle 12 o dalle 9 alle 12, dedicandosi in quel periodo esclusivamente a compiti che richiedono maggiore concentrazione e impegno mentale. Ecco, questa strategia permette sicuramente di sfruttare al meglio le proprie ore di picco, ottimizzando la produttività e la qualità del proprio lavoro svolto. Ora dimmi, sapevi questi trick? Scrivemelo qui nei commenti.